Sulla vetta del Purgatorio sta sorgendo il sole quando Dante si accorge di non trovarsi più sulla Terra, ma di volare insieme a Beatrice verso il Terzo Regno. Il Paradiso è composto da 9 cieli, ognuno dedicato a un pianeta o a una stella. Dante e Beatrice giungono al primo cielo, quello della Luna. Qui incontrano le anime degli uomini pii che, forzati dalla volontà altrui, vennero meno ai voti fatti in vita. Nel cielo di Mercurio trovano poi le anime di coloro che in vita conquistarono buona fama con le proprie azioni. Qui Dante incontra l'imperatore Giustiniano, simbolo dell'equilibrio perfetto tra impero e chiesa. Salendo, Dante e Beatrice entrano nel cielo di Venere, dove trovano le anime degli spiriti amanti. Nel cielo del Sole appaiono poi i grandi filosofi del Medioevo. Qui San Tommaso e San Bonaventura rivolgono un'ampia lode ai fondatori degli ordini mendicanti, San Francesco e San Domenico. Improvvisamente Dante si accorge di essere giunto al cielo di Marte. Qui si trovano le anime di coloro che morirono combattendo per la fede, tra cui Cacciaguida, lontano parente di Dante. Dal suo racconto emerge l'immagine dell'antica Firenze, ancora piccola, sobria e onesta. Nel cielo di Giove si trovano poi le anime dei sovrani giusti, dal re Davide a Traiano, l'imperatore romano convertito a Dio. Giunto al cielo di Saturno, dedicato agli spiriti contemplanti, Dante vede comparire dinanzi a sé una scala d'oro, attraverso cui entra nel cielo delle stelle fisse, dove le anime cantano le lodi di Cristo e della Vergine. Avvicinandosi a Dio, il poeta deve sostenere un ultimo esame prima di entrare nel nono cielo, dove appare una prima immagine della divinità, un punto luminoso circondato da 9 cerchi di luce. Dante può ora accedere all'Empireo, cielo spirituale al di sopra di quelli materiali. Beatrice si allontana e il mistico San Bernardo conduce il poeta fino al cospetto di Dio. Qui può finalmente sostenere la visione della luce divina, fino a fondersi con essa e carpire i misteri della divinità. Il sommo poeta ha infine compiuto la sua missione profetica e può ora indicare all'umanità intera il cammino verso la salvezza e la libertà.